Ci sono tante realtà romane, cioè romani che riescono in qualche modo ad uscire anche al di fuori del territorio, perché arrivano chissà magari in Giappone. Quello è il sogno di qualsiasi band, qualsiasi cantante, di ricevere la foto del proprio album dall'altra parte del pianeta, della Terra. Insomma, è successo, ne parleremo insieme a Rock Band che è venuta a trovarci. Loro sono i Reversal Symmetry e qui con noi ci sono Matteo Ferretti e Moreno San Germano. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, grazie. Diciamo che sicuramente è stata un'emozione quella di vedere il proprio album, insomma vedere la foto che venisse dall'altra parte del mondo, però poi ne parliamo dopo. Io vorrei raccontare anche un po' voi come band, quando siete nati, quando vi siete conosciuti, anche voi come elementi. Ci siamo conosciuti ormai da qualche anno. Sono 7-8 anni. Abbiamo cominciato come tutte le band, con le cover band. Abbiamo cominciato addirittura con la cover band dei Depeche Mode, quindi qualcuno ci ricorderà come Violator. Abbiamo girato parecchi locali di Roma, abbiamo fatto delle serate anche al Cube. Insomma, ci sono state parecchie serate, parecchi concerti molto interessanti. Poi dopo un po' ci siamo stancati di fare le cover. Già quando le facevamo comunque tendevamo a fare pezzi originali. Io in realtà non avevo mai ascoltato i Depeche Mode, anche se facevo le cover dei Depeche Mode. Sì, cioè quello che cantava, cioè non sapevi neanche una parola delle canzoni, tanto c'era il cantante. Sì. Mi hanno detto di fare così e vedi, così si impara, si conoscono altre realtà. Poi hai cominciato a appassionarti a Depeche Mode fino al punto che avete deciso di fare una cosa completamente diversa. Ma sì, perché allora loro in realtà avevano già qualche pezzo che avevano scritto con i Lyra. E avevamo iniziato con la cover di Depeche Mode, però io ero subentrato dopo, c'era già un altro tastierista prima. Però ho ascoltato un paio di brani che loro avevano scritto e che mi erano piaciuti tantissimo. Allora ho detto: ragazzi, ma perché non lavoriamo su questo anziché fare le cover band? Quindi diciamo, la cover band per me è stato un modo per entrare nella band. Poi dopo in realtà volevo proprio iniziare. Sì, è un modo per fare esperienza la cover band. Anche un modo per conoscere il pubblico, capire come si sta di fronte a un pubblico, quindi acquistare anche sicurezza. Sì, assolutamente. Sì. Mettersi alla prova come elementi, credo, anche vedere le difficoltà che ci possono essere durante un live, con un'occhiata, insomma, capirsi in qualche modo. Sì. Esatto, serve a creare feeling dal gruppo. E quello che dico io, che ci siano davanti 10 persone o 100 o 100.000, comunque ti devi saper comportare sempre comunque come se ce ne fossero sempre 100.000. Sì, certo. Lo spettacolo deve continuare. Esatto. Anche quando sei solo. Sì. Esatto, suoni per te, però suoni per una persona che poi tra l'altro non sai manco chi è quella persona, quindi magari la persona che ti serve, dei 300.000 non ce n'è nemmeno una che ti serve, invece in quel caso magari l'unica che c'è ti dice: ah, sono un produttore. Piacere. Produttore della Sony. Esatto. Che non sai mai, insomma, chi hai davanti. Questo è il mio concetto. Poi ecco, succedono queste situazioni anche casualmente. Invece il nome Reversal Symmetry come è venuto, soprattutto come mai la scelta di questo nome? Ma guarda, il nome nasce in funzione dell'opera che abbiamo realizzato. La nostra prima opera è completamente in inglese, è in realtà un doppio album che stiamo registrando in questo momento, che abbiamo già presentato 2 anni fa all'Eutropia Festival e qualche mese fa a Stazione Birra. E l'opera è appunto Jekyll and Hyde. C'era anche io a Eutropia, presentavo una delle serate. Ah, vedi, ecco. L'opera se ne frega, vabbè. No, ci tenevo a dire questa cosa. Interessante. L'opera è Jekyll e Hyde, e quindi tratta chiaramente dal celebre libro di Stevenson. E la cosa particolare è che ogni personaggio, ogni cantante rappresenta un personaggio della storia. Ogni brano del concept album è un capitolo della storia. Quindi quando lo mettiamo in scena, andiamo in scena in costume, con delle proiezioni, con una sorta di scenografia, e la musica stessa ripercorre il percorso del libro, e quindi alterniamo, tant'è vero che i due album sono il White Side e il Dark Side, per cui nella prima parte c'è la supremazia della ragione, quindi di Jekyll, del dottor Jekyll, nella seconda parte il Dark Side, la parte diciamo oscura di noi emerge, quindi Mr. Hyde, quindi anche i suoni sono più duri, più metal. Quanto è bello conoscere quello che c'è dietro, perché a volte si pensa, si dà per scontato che adesso sì, ci sono tante rock band, in realtà c'è chi lo fa veramente con passione e costruisce una storia e vuole dare soprattutto al pubblico qualcosa di differente, come in questo caso, perché non è scontato, insomma, che i live dopo un po' cioè neanche li vedi più, cioè chi è sul palco, magari ti distrai, invece con una situazione del genere ti sei costretto a guardare in qualche modo lo spettacolo. Sì, tanto è vero che
Stiamo adesso finendo di incidere il disco, Jekyll e Hyde, solamente che c'è stato molto lavoro in realtà, no? C'è stato circa 3-4 anni di lavoro d'arrangiamento, diciamo. 4-5 anni di lavoro di composizione. È vero che è un doppio CD, però insomma parecchio. L'arrangiamento è... lo stiamo incidendo da un anno e praticamente le tastiere sono circa 2 mesi che ancora stiamo in lavorazione. Quindi anche perché poi anche a livello tastieristico in realtà non è che ci sono solo le tastiere, visto che volevamo creare un'opera, allora volevamo mettere anche dei suoni orchestrali, quindi mettere provare a simulare il più possibile un'orchestra, quindi c'è veramente un bel lavoro dietro, molto difficile però anche molto sta ottenendo i risultati che volevate. Sì. Sì, decisamente sì. E quella è la cosa più importante, soprattutto vedere la reazione del pubblico, perché si lavora tanto anche per quello, ricevere le soddisfazioni che solamente il pubblico in questo caso può dare. Invece per quanto riguarda alcuni ci sono stati dei brani che sono già usciti e anche album, giusto? Quindi oltre questo? Sì, esattamente. Prima di Reversal Symmetry noi avevamo una band che si chiamava Lyra, e che faceva sempre progressive rock, leggermente più melodico rispetto a questo dei Reversal Symmetry. E le liriche, i testi delle liriche erano in italiano, e abbiamo fatto questi due album, Chiaroscuro e Crono, e poi abbiamo cambiato la formazione, batterista e bassista sono subentrati, insomma due batterista e bassista nuovo, e abbiamo cambiato anche nome e lingua, chiaramente, perché in inglese. I due album fatti in precedenza con i Lyra, quindi Chiaroscuro e Crono, sono stati distribuiti a livello internazionale, ed è lì quel famoso episodio che dicevi, per cui ci hanno fatto la foto addirittura di un album, di uno dei nostri album, in un negozio del Giappone, ce l'hanno messa sulla nostra pagina Facebook. Insomma, è stata una bellissima emozione, perché insomma non ci siamo chiaramente arricchiti con queste cose, però comunque la soddisfazione di sapere che c'è qualcuno dall'altra parte del mondo veramente che ci ascolta e che ci apprezza pure, poi non solo ci ascolta ma ci apprezza, è stato veramente bello. Soprattutto che apprezza anche la lingua italiana in quel caso, visto che comunque i testi al tempo erano scritti in italiano. A proposito di testi, chi è che scrive i testi? Solitamente li scrivo io, sì. E quindi il passaggio dall'italiano all'inglese è stato comunque semplice per te? Guarda, sì, perché ho mia moglie traduttrice, quindi... Ah, ti piace vincere facile, eh? Sì, esatto. Amore, guarda che cosa ho scritto, ecco... Traducilo. Esatto, esattamente così. Vabbè, poi devi anche saperlo interpretare, visto quello che state costruendo, insomma, esatto. Quindi non è così semplice poi, effettivamente. E è giusto insomma farlo tradurre a chi lo sa fare, chi lavora in questo campo, però poi è importante dare la giusta interpretazione anche quando si sta sul palco. E un'altra cosa volevo sapere, se ci sono degli eventi già con insomma delle date che possiamo dare per potervi venire a vedere, ad ascoltare? No, poi rimango. Attualmente no, però diciamo stiamo pensando, stiamo organizzando una diretta Facebook, della quale in realtà proporremo 2 o 3 brani del disco, perché come dicevi tu in realtà il live è anche molto più bello, no? Ti dà un impatto sonoro molto diverso rispetto anche da quello che può essere il disco a volte. Ormai quindi... cosa c'è di più live della live della diretta di Facebook, sì. Adesso può funzionare, è una buona idea questa che avete avuto. E invece se volessero cercare l'album, ancora no perché state lavorando, però se volessero trovare gli altri... Possono andare su Facebook, quindi cercare Reversal Symmetry, oppure andare sul sito www.reversalsymmetry.com. Io prima di salutarci coglierei l'occasione per nominare anche gli altri elementi della band, ossia il chitarrista e il batterista, poi chi altro c'è? Nomi che non li so. Allora, chitarrista Fabio Vitale, bassista Graziano Sessa, batterista Davide Miccinilli, baritono Alessio Quaresima Escobar, e poi come Lennon Guido Gori Giorgi, e Atterson Steve San Germano, che è mio padre tra l'altro. E quanti siete? Siamo tanti, in realtà Reversal Symmetry sono 5, però per Jekyll e Hyde serviva una famiglia un po' più allargata, perché sono tanti personaggi, tra cui il baritono, insomma. Il baritono, sì. Il brano che ascolterete dopo questa intervista, quindi praticamente adesso, si intitola Devil Inside. Abbiamo detto tutto di quello che volevate dire in merito a questo brano? Beh, questo brano è siamo nel dark side qui, quindi siamo già andati avanti un po' nel percorso ed esplora appunto il male che abbiamo dentro, come dice il titolo, quindi diciamo siamo in un momento un po' particolare dell'opera, il dottor Jekyll qui comincia a capire che c'è qualcosa che non va, quindi no, è un brano molto intenso, quindi è un brano da rock. Ascoltare. Sì.
Io ringrazio Matteo Ferretti e Moreno San Germano della rock band Reversal Symmetry per essere stati qui e faccio un in grande in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Grazie a voi. Il brano che ascolterete adesso si intitola The Evil Inside. Questa notte insieme continua, è sempre qui, sempre a 104.5 by Night Roma. Oh.